Ma dico io, signori di Repubblica, della Stampa, del Fatto Quotidiano, signori del PD, del Movimento 5 Stelle, io capisco, ci mancherebbe altro che l'opposizione politica e mediatica debba fare il suo mestiere e quindi voi siete lì e dovete bastonare il governo. Molto bene, è una funzione utile, salutare, però usate due neuroni possibilmente collegandoli l'uno con l'altro. Allora, dice, ah, è andata malissimo la conferenza Italia-Africa, è andata malissimo, ah, perché quel tale Fachi, cioè il signore del Chad, che è uno dei leader dell'Unione Africana, ha fatto questo inciso a cui si sono aggrappati, ha detto sì, ok, il progetto della Meloni è rispettato in Africa, però non siamo stati consultati e comunque vogliamo che non ci siano soltanto promesse. Questa frasetta agrodolce, ma insomma nulla di eccezionale, viene presentata oggi sui giornali come una specie di schiaffo dell'Africa all'Italia, eccetera. Momento. Cerchiamo di ragionare con questo signore è del Chad, cioè uno dei paesi pochi su cui ancora rimane un'influenza francese. E qual è l'altra notizia che viene fuori? Che la Francia è molto preoccupata del protagonismo italiano e del protagonismo della Meloni. Parigi comprende che quanto più si riduce il ruolo e il peso di Macron in Africa, tanto più può essere preoccupante dal loro punto di vista l'ingresso di un competitor dinamico come l'Italia della Meloni. Allora, non riesci a fare 2 più 2? Non riesci a leggere i giornali francesi che sono preoccupati e dell'Eliseo che è preoccupato del protagonismo di Meloni? E al tempo stesso un signore del Chad, paese su cui c'è una qualche influenza francese che fa questa cosa. Peraltro, un altro rappresentante dell'Unione Africana si è invece affrettato a controbilanciare, addirittura dicendo, la cosa fa un po' sorridere, che c'era stato un problema di traduzione, ma è evidente che questo era un espediente per fare da contrappeso rispetto alla dichiarazione critica del suo collega. Aspetta, che poi arriva l'altra cosa. Sempre se prendi Repubblica di questa mattina, a pagina 2 c'è il nervosismo francese, a pagina 3 c'è Putin che si muove, secondo lo schema di Repubblica, per evitare che i paesi africani sotto influenza russa vadano alla conferenza. Si è mosso per evitare che andassero alla conferenza. Ah, scusami, anche il lettore di Repubblica più distratto, se a pagina 2 vede che Macron è incazzato, e a pagina 3 vede che Putin si muove contro, anche un lettore prevenuto capisce che forse la Meloni la mossa giusta l'ha fatta. Se un soggetto nuovo entra in campo, l'Italia, e ha il nervosismo francese che perde terreno e anche un poco di nervosismo russo, beh, allora vuol dire che l'Italia è entrata in un gioco grosso, è entrata in una partita significativa. E allora chiudo, anche a un'opposizione. Va bene, non varrebbe la pena, non converrebbe litigare su qualche altra cosa, litigare con il governo su un altro tema, ma su questo, cavolo, dire questo è un tema che può essere significativo per l'Italia. Cerchiamo di fare in modo che questo piano duri non solo per 2 anni, per 3 anni, per quanto manca a questa legislatura, ma che diventi un piano su 3 legislature, qualunque sia il governo della prossima volta e di quella dopo ancora. Si chiama interesse nazionale. Mi rendo conto che sono parole strane e straniere in Italia, interesse nazionale, sostantivo, interesse aggettivo nazionale, ma un paese serio ragionerebbe così. Ditemi cosa ne pensate nei commenti se vi va.